Assessore, Abruzzo che bella sorpresa, questo è lo slogan per la campagna turistica della nostra regione, siamo in piena estate, i numeri sono già molto confortanti. Assolutamente sì, oggi lanciamo la campagna che è già in corso da 20 giorni, Abruzzo che bella sorpresa, non ci siamo inventati niente perché il commento di tutti quelli che per la prima volta vengono in Abruzzo, devo dire che i numeri fino ad oggi ci danno ragione, è stato un giugno esaltante anche grazie ai ponti del 25 e del 2 giugno. Quindi tutto sembra per andare per il verso giusto, ovviamente sempre occhio ai contagi, al Covid che è comunque una spada di Damocle, al contesto internazionale legato alla guerra, ci sarà sicuramente una forte presenza di italiani, il mercato estero comincia a rivedersi, però i numeri fondamentali sono sempre quelli legati al turismo interno. Il meteo sta dando anche una grossa mano per quanto riguarda il turismo balneare, il turismo marino. Ma sicuramente sì, il meteo quando ci sono delle belle giornate va bene per il mare, va bene anche per le escursioni in montagna, è evidente che avere delle belle giornate per visitare il nostro Abruzzo nella sua interezza, nei suoi 133 km di costa, nei suoi parchi nazionali, nelle sue aree protette, nelle sue cime incontaminate sicuramente è meglio. Agosto, il mese clou delle ferie, il mese clou dell'estate, prevedete il tutto esaurito? Ma incrociamo le dita, però tutti i segnali ci fanno pensare a questo, ci fanno pensare a una richiesta presso le strutture ricettive continue, le associazioni di categoria ci comunicano che si va verso il tutto esaurito, incrociamo le dita, salvo intoppi dell'ultimo secondo, ripeto, legate ai contagi, però tutto ci fa pensare che sarà un agosto sold out.